Allora, Michelangelo, com'è andata la gara e com'è la tua preparazione atletica in vista degli europei? Si è già scaricato. Ricca, entrano? Sì, vai, 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 vai,
Giorgia, ale, ale. Bravo! Bravo! Perché è un po' instabile, ciao Annalisa. Ciao, mi devo sedere? Sì. Vai. Ok. Oh, ti sta rovinando il tempo, vero? Eh sì, purtroppo sì. Ah, mamma mia, mal di schiena. Ti credo. Allora dimmi Michelangelo quando ci sei, che faccio una domanda a Annalisa. Dai Michelangelo, okay. Dimmi quando ci sei. Bruciano. Gnari è andata bene. Gnari. Pronti? Buongiorno a tutti, siamo al Grand Prix di Grosseto, iniziamo questo streaming con una grande atleta, Annalisa Minetti, che ha appena terminato la sua gara, è qui accanto a me, buongiorno Annalisa. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Com'è andata la gara oggi? Ma guarda, la gara è soddisfacente per quello che era il nostro impegno in pista, era una gara di passaggio perché vivrò il 1500 e domani, subito domani, farò l'800, quindi abbiamo deciso di puntare all'8, fare una gara di passaggio sul 1500, stare comunque tra i primi tre e quindi siamo contentissimi di come sia andata. Mi sono riabituata a correre il 1500 che non correvo da 2 anni da Londra e quindi è stata una bella emozione. Poi ho rivissuto la gara con la grande Elena, che non mi ricordo mai il cognome, e lei è una grandissima campionessa da veramente molti anni, quindi gareggiare con lei è sempre una bella emozione. Sei in super forma, e a che punto è la tua preparazione in vista degli europei? A livello di peso sono in formissima, ho perso gli ultimi 2 chili che non riuscivo a perdere, a livello muscolare sto bene, e quindi sono, devo dire, guarda, fisicamente assolutamente in forma atletica. Di testa ci sono sempre in gara, i problemi di tutta la vita, del quotidiano ce l'abbiamo tutti, quindi li affronto come tutti, e sono una donna che assolutamente ha ben chiaro quello che è il suo obiettivo. Il mio obiettivo è Rio, quindi lavorerò affinché io mi veda con un bel oro al collo. Grande Annalisa, continua così e noi ti seguiremo in questo splendido percorso. Grazie a voi, un bacio a tutti, a domani, ti fate per domani mattina, un bacio. Grazie. Ciao. Grazie, ciao Annalisa. Scusami, Alvise c'è?
facendo qualcosa? Che ci vediamo. Michelangelo. Ok. Senti un attimo. Dimmi, che ti serviva? Sarà possibile? Sì. Grazie. Ha vinto lui? Perfetto. Mi togli questa che viene al viso? Adesso stanno partendo i 200 T44, questa è bella da vedere. Ah, alla fine porta. Gabriele, io adesso intervisto Alvise e De Vidi e poi inizio lo streaming, quindi tu come sei organizzato con il ruotino? Io cerchiamo dove me l'ho lasciato un attimo perché aveva da... Attenzione! Che arrangi da solo? Sì, arrangio da solo, ti ringrazio. No, figurati, grazie a te, scusami, ma siamo... Appena è partita perché devo arrivare i nostri, capito? Ci siamo per... Guarda che spazietto questo lì. La spengo in attesa oppure la lascio per non consumarla. Corsia 4, il detentore della
tesoro, come stai? Ho saputo. Ci stanno momenti migliori, se non Poi molte volte pure qualche due. Appena staccato. Uno solo? Vai. Vieni, vieni. Ciao, benvenuta. Ciao. Ciao. Milana 1. Presento Oksana. Sì, dammi quelle lì, queste a me continuano a venire giù. Posso avere quelle lì? Sì. Sono inquadrata, vero? La belle tappe, cosa intendi, scusa? Dove che intendevi, scusami tu? L'elenco delle gare comunque si potevano dire, adesso ovviamente il problema dell'orario. Ma cosa sta ragazza? Posso l'hai denunciato? No, no. Proxy? Come va? Che sì. Sta bene, sta tenuta. Sono figa, nuove. Sono nuove. Come stai? Prima non faccio l'elenco, così. Un po'... Guarda il tempo, non ce ne dici. Queste si sono già svolte, queste Non ti sento, scusa. Se devi occupare del tempo, queste le puoi dire. Il problema è che c'è se non. Cioè se vado anche per. Adesso me lo dici. Diciamo, e più o meno c'hai un po' tutta l'introduzione. Due, tre, prova. Buongiorno a tutti, siamo al Grand Prix di Grosseto dallo stadio Zecchini e dopo l'edizione del 2013 Grosseto è stata confermata dall'EPC Athletics come tappa italiana del circuito Grand Prix di atletica leggera paralimpica. Qui vicino a me ho una grande atleta, Oksana Corso. Buongiorno Oksana. Questo? Ok. Oksana, buongiorno. Raccontaci che cosa è successo. Ultimamente non sono in gran forma, però l'anno capito a tutti gli atleti, quindi ora mi risolleverò e cercherò di essere pronta, non so se per gli europei, ma comunque quest'anno è andato un po' così. Vabbè, sono cose che capitano ovviamente sì. A chi le fa, quindi insomma ti aspettiamo tutti per riprendere, fare buoni risultati come hai sempre fatto finora. Intanto ci fai compagnia in questa bellissima occasione.
E questo meeting internazionale vedrà coinvolti atleti di tutto il mondo e le competizioni sono valevoli anche come campionati paralimpici assoluti per il 2014, quindi abbiamo insomma 31 nazioni, 340 atleti e quindi un grande evento. E saranno aperti a tutte le categorie funzionali, comprenderanno gare ovviamente maschili e femminili su pista. Abbiamo appena visto la gara di Annalisa Minetti e la gara di Alvise De Vidi, che fra poco verrà anche qui con noi, e quindi insomma un grande spettacolo per queste due giornate. Poi tanti altri atleti che ormai elencheremo man mano, che sono anche amici, vero Oksana? Sì. Volevo ricordare che il circuito, che si compone di 9 Grand Prix in 4 continenti, è partito da Dubai lo scorso febbraio e si concluderà a Birmingham con la finale prevista per il 25 agosto. E nel 2013, un'altra notizia, ben 1037 atleti di 69 diverse nazionalità hanno partecipato alle competizioni del Grand Prix e 10 sono stati i record mondiali stabiliti. Vediamo se riusciranno gli atleti ad aumentare questi record. Lo speriamo, anche perché in effetti la qualità tecnica è molto alta, vero Oksana? Sì. Essendo internazionale, poi insomma i canoni sono elevati. Diciamo che è un po' un trampolino di lancio per ciò che avverrà agli europei, però esatto. Comunque le grandi personalità mondiali sono qua per fare il loro meglio, quindi credo che ne vedremo delle belle. Mm. Allora, ricordo le date e dove si è svolto. Il 23-25 febbraio è stato, abbiamo detto, iniziato Dubai, il 14 e 16 aprile a Pechino in Cina, il 24 e 26 aprile a San Paolo in Brasile, il 9-11 maggio negli USA, in Arizona, il 16-18 maggio in Svizzera, qui da noi appunto dal 30 maggio al 1 giugno a Grosseto, 16-18 giugno sarà in Tunisia, il 20-22 giugno in Germania e appunto, come ho detto prima, il 25 agosto la finale a Birmingham in Gran Bretagna. Quindi insomma si toccano un po' tutti i posti. Dietro e davanti. Perché mai un colpo di fortuna così, ragazzi, importante? Un colpo di fortuna così, ragazzi, importante. Alvise De Vidi, ho saputo che hai vinto. Beh, oggi è andata molto bene, ho fatto una bellissima gara, però anche sono stato un po' fortunato perché credo che Tony Pispanen abbia avuto un problema col tendenziatore della carrozzina. Però insomma sarebbe stata una gara molto combattuta anche per lui. No, sono contento perché la forma non è tantissima, non mi alleno da molto perché questo inverno ho avuto problemi di salute. Fare una gara così insomma mi dà fiducia per il futuro. È di buon auspicio anche perché, visto il livello degli atleti internazionali, insomma qualità alta. Sì, Tony su tutti detiene il record del mondo di 100, di 2, cioè è l'uomo da battere sempre.
livello anche per la mia categoria si sta alzando tantissimo, ho visto nella rank list l'altro giorno ormai sotto i 23 secondi, che è un po' una barriera per noi, siamo già 5 atleti nei 100 metri la gara di Londra, perciò insomma diventa veramente una competizione molto agguerrita e serrata, ma meglio così, insomma, poi combattere con gli avversari in occasioni importanti fa sempre piacere. Sì, no, puoi essere qua in prima fila, vederti arrivare primo è veramente è sempre una grande emozione. Beh, qui poi in casa, in Italia, in campionati italiani, tappa del Grand Prix, insomma, poi tanti tifosi durante la gara sentivo urlare, perciò ecco sì, una soddisfazione doppia, no? Piuttosto che vincerla non so, a 3000 km dove hai solo i tuoi compagni, che ovviamente fa sempre piacere, però avere tanti, tanti amici, tanti tifosi, tanti ragazzi italiani che magari possono prendere spunto, esempio, da noi che magari abbiamo avuto una carriera abbastanza lunga o lunga come la mia, insomma credo sia anche un messaggio importante da trasmettere a questi ragazzi. Grazie Alvise, grazie di tutto. Grazie a voi, sempre gentilissimi. Adesso lavora qui con voi. Vai, vai, giornalista. Cioè, io lo sai. Prendi nota, capo area tecnica. I nostri atleti non devono fare gli atleti. Noi ma lei è giustificata, invece noi lì. Ma lei è giustificata. Lei è giustificata. Parlo io con Pancani, basta che io sto in un momento di rosicata. Ecco, infatti, lei penso avrebbe preferito essere in campo oggi, eh? Guarda che scherzo, No, sì. No, stai meglio, sei riuscita? No. No, non riesco neanche a capire ciò. Aspetta, Michelangelo, sì, io mi levo. Non sono adatte da prato. Sono da spazio aperto. Sto facendo una macchina, no, no, Cosa, Oksana, cosa stavi dicendo? Come, come gare? Ora cominceranno le vere gare di velocità, diciamo in un certo senso la gara madre, no? Della velocità, Sì, 100 quindi metri. Belle anche da, sì, da vedere. Poi comincerà una delle categorie comunque più veloci. Cioè, la categoria non vedenti è la categoria, diciamo, più spettacolare in un certo senso. Più spettacolare, sì, è vero. Però nulla togliere alle altre che comunque fanno comunque una grande prestazione. Ecco, abbiamo appena intervistato Alvise, che insomma oggi ha vinto, quindi era molto scusate molto soddisfatto della sua prestazione, nonostante dica che non sia in ottima forma fisica, però insomma devo dire che il risultato è di buon auspicio. Di solito quando uno pensa di non essere in forma è quando invece dà il meglio, perché va con la consapevolezza che magari va con quella leggerezza che serve, sì, per è vero, vincere. Sì, è vero, è vero, è vero. E anche Annalisa Minetti prima appunto ci diceva che sia mentalmente che fisicamente si sente bene in questi giorni, anche domani, di perseguirla, perché insomma è abbastanza impegnata sia tra oggi che domani, però l'ho vista proprio bene, sono contenta. Difficile, ecco, vediamo adesso, sentiamo Oksana che è più vicino a me nel leggere
la lista degli atleti. Ora partiranno i 100 metri categoria T11 con il favorito Gillette, e poi ci sarà il russo Koptev. Attenzione, anche perché dire tutti esatto i nomi non è semplice. Nurkebetev e il nostro italiano Stefano Gori. La battaglia sarà Russia-USA, sì. La grande battaglia, la solita attesa. Battaglia, esatto. Sì. Si tratta proprio di centesimi. Dovremmo essere pronti, ok. Finale di 100 metri categoria 15, diverso ma all'esterno, Afri Kopter, Russia, all'ufficio Ivan Solenti. Russia? Se non sbaglio? Sembra? Io ho visto... No, USA? Però... erano talmente vicini. Sarà una battaglia photo finish. Sì. Perché poi alla fine se la gara si vede di fronte non si capisce chi. Poi specialmente quando si tratta di atleti così forti vanno proprio molto vicini, se non li vedi lateralmente non lo percepisci. Non riesce a percepire chi arriva, sì, proprio questione di pochissimi centesimi. Sì. E qua penso una decina, non di più. Allora vediamo che gara si sta preparando ora. Vediamo se... Ora partirà la batteria dei 100 metri T12 maschile con l'italiano Salandri Matteo, poi ci sarà il russo Trikotok, un altro russo sempre Loginov, ci sarà il Sudafrica con Hilton Lajet. E un ennesimo russo Kuzin, poi ci sarà l'italiano Casali, Basile Fabio per la GS Sempione e il kazako Gerbedev. Oksana, non ti devi preoccupare perché i nomi da leggere non sono così semplici, quindi anzi, bravissima. Quando si tratta di errori stranieri sono molto molesti. Anche questa sarà un'altra gara spettacolare. Quindi
le gare di Grosseto saranno, secondo me, una cosa straordinaria. Non bisognerà perdersene neanche una. Infatti, perché la qualità c'è, si vede proprio anche così, anzi. Quest'anno sarà l'anno dell'Europeo, ma anche in scala mondiale sarà un grande anno, diciamo. Specialmente per i record del mondo che cadranno, secondo me. Ne cadranno veramente tanti. Quello è l'obiettivo. I record sono fatti per essere battuti. Eh sì, esatto. Mi sento. Pronto? Problemi? Ok, no, vai, viene Matteo. Un orecchio sì, uno. Ok, adesso è ritornato. Scusate, un problema tecnico di audio. Ciao, Xane. Ciao. Ecco qui Lorenzo, insieme a noi, che sta... Il record per essere abbattuti come le barriere, no? Tutto per essere abbattuto. Pronti alla partenza? Caffè? Vuoi caffè? Caffè. Michelangelo, vuoi caffè? Ciccia, vuoi caffè? Ciccio, vuoi caffè? No. Qui siamo in una gara di quelle a livello normodotati, il record italiano è 10,96, quindi è molto vicino ai tempi anche dei normodotati, diciamo. Le ho già detto. Ecco, sono partiti in questo momento. Miki. Questa volta è Russia, Russia. Ha staccato un pochino di più. Ci sono problemi di... Ok, adesso mi risento. Volevo dirvi che verrà trasmessa adesso l'intervista fatta al presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. La pancia di Piero, dietro. Via Piero, ok. Vai. Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, presidente del settore giovanile della Federcalcio, assessore al Comune di Roma, ma so che fra poco intraprenderai una nuova carriera sportiva.
mi ha detto un uccellino che fra poco dovrò seguirti, oltre che come presidente di varie cose, anche come atleta. Ma vabbè, adesso ovviamente mi piacerebbe molto potermi dedicare al wheelchair rugby, caro amico mio, amica mia, perché sto guardando un amico che sta dietro di te. Mi piacerebbe dedicarmi, ma solo perché ho conosciuto un'esperienza straordinaria a Roma di 7 ragazzi, che tutti con lesioni alte, che si sono messi insieme in una palestra scolastica grazie a una società sportiva dilettantistica del territorio, Roma Nord, che non aveva risposte. Sono straordinari per volontà e passione, allora se gli posso dare una mano anche in campo, ben volentieri. Per ora devo dire che non ho i tempi proprio materiali per potermi dedicare e al wheelchair rugby e ad altre attività, però mai dire mai, insomma. E noi sicuramente ti seguiremo in questa impresa, che andrà benissimo, anche perché insomma devi stare attento, perché con come il Grand Prix e queste manifestazioni con atleti internazionali il livello si alza molto. Allora, io innanzitutto ci tengo a dire, io la mia carriera da atleta l'ho fatta e ho già dato anni e anni e anni, adesso non ho nemmeno più l'età per fare l'atleta, però credo che poi se noi si possa rappresentare anche personalmente la sintesi di quel movimento a cui a me piace pensare, che è un movimento fatto di grande agonismo, come abbiamo visto e vediamo in questi giorni qui a Grosseto nell'atletica, ma come vediamo in tutte le discipline, ma deve essere anche un movimento dove si danno opportunità di divertimento, di occupazione del tempo libero, divertendosi, giocando. Ecco, il mio approccio è solamente ed unicamente questo, non ho alcuna velleità sportiva, anche perché credo che la pompa, romanamente parlando, non mi regge più. Grazie Presidente. Grazie a voi. Ecco, come avete sentito, il Presidente Pancali ci ha dato questa grande notizia, è venuto qui allo stand e volevo raccontarla proprio perché è rimasto emozionato da questi ragazzi, e quindi cercherà di seguirli in tutto e per tutto, e speriamo di essere anche noi al suo fianco, perché è una bellissima iniziativa, insomma questo è il vero sport, quindi siamo con lui per seguirli da vicino. Un'altra cosa che volevo ricordare è che ieri siamo stati a Grosseto alla conferenza stampa di presentazione, diciamo, del Grand Prix in occasione dell'assegnazione anche per gli europei 2016, e quindi abbiamo parlato con un po' di persone, tra cui anche il sindaco di Grosseto, che ovviamente è molto felice per questa notizia, anche perché insomma come pubblicità e come evento sportivo veramente veramente importante. Abbiamo parlato con il rappresentante, con Ryan Montgomery dell'IPC, anche lui super impegnato in tutte queste attività, insomma è stato molto. Poi vedrete anche i contributi che abbiamo fatto sul sito, potete trovare il video, oltre che con il presidente Pancali, con il presidente Sandrino Porro e tutti i protagonisti di questa manifestazione. Dovremmo capire adesso a che gara siamo, ma mi suggerisce Matteo T35-36. Sì, c'è un accorpamento di categoria. Accorpamento di categoria. Scusate, ma da qua non riesco a vedere, quindi non so darvi in diretta tutte le informazioni precise. Lentru,
La vittoria è andata al sudafricano, Mokalov-Bogadi, che ha vinto con un netto vantaggio, però comunque la gara per il secondo e terzo posto era veramente forte. Ci sarà la premiazione per i 1500 dollari. Ce l'hai tu la chiacchiera? T11. T11, T12, T20. E ci saranno gli esaminetti. Ha vinto la gara di un tempo di 5:00:47. Atleta dal gruppo sportivo Fiamme Azzurre, campionessa italiana paralimpica assoluto 2014. Stanno facendo le premiazioni, nel frattempo stanno premiando la gara che ha fatto Annalisa Minetti. Una cosa che volevo ricordare per quel che riguarda l'antidoping è che verranno, scusa Matteo, ok, perché non mi sentivo, che verranno fatti dei controlli a sorpresa su tutti gli atleti, ovviamente con tutte le regole internazionali, quindi ovviamente insomma a questi livelli ci sono delle regole ben precise a cui non si può sgarrare. Cosa? Attenzione, non mi... ecco, ok, adesso mi sento. Scusate se continuo a ripetermi, ma a volte sento l'audio, a volte no. Una cosa che non ho detto di Oksana Corso, oltre che grande atleta ed amica, che è la madrina di Believe to be Alive. Raccontaci un po' di questa manifestazione che ci sarà il 3, 4, 5 ottobre a Roma. Sarà una manifestazione, penso, una delle più importanti per lanciare il movimento paralimpico a livello mondiale, che dopo la Paralimpiade comunque si è espanso veramente tanto, e sono veramente orgogliosa di farne parte di questo movimento, perché comunque anche se sono giovane, con i miei risultati ho avuto l'occasione di far sentire me come qualcuno di importante, certo, nel movimento, certo, paralimpico, quindi... Ma lo sei a tutti gli effetti, quindi grazie. Nonostante la giovane età, Oksana, quindi... Grazie. Poi sei bella e simpatica, cosa vuoi di più dalla vita? Grazie. Per cui direi che
sono accoppiate perfette. Saremo anche noi presenti, volevo ricordare, a queste giornate il 3, 4, 5 ottobre, per seguire gli eventi, per seguire Papa Francesco che farà sport insieme ai disabili, per seguire Luca Pancalli che ha già detto che si farà due tiri con il Papa, e quindi noi saremo lì a seguire tutto. Poi insomma tante persone parteciperanno, una grande manifestazione, quindi seguiteci anche voi, vi terremo man mano aggiornati su tutto quello che succederà, però un evento davvero molto molto importante. Sì. Un'altra cosa che volevo ricordare sono gli sponsor che collaborano con noi, che ci seguono, tra cui in prima linea abbiamo Offcar, e oggi è qui con noi il rappresentante della Toscana, che porterà un rotino da far provare a chi volesse appunto provare questa sensazione di andare in motocicletta a velocità e di muoversi in maniera autonoma e indipendente. E quindi al di là di quello Offcar produce carrozzine sia per sportivi che carrozzine di ogni tipo, quindi insomma buon rappresentante da questo punto di vista. Poi ricordiamo Focaccia con tutti i mezzi per il trasporto, per l'uso per le persone disabili. Ecco, vedo che Michelangelo sta mettendo il cappellino di Offcar ad Oxana. Siamo forniti anche di gadget. Ricordiamo Olmedo, ricordiamo Sicurbagno, ecco, potete vedere l'inquadratura. Vedo nel frattempo passare il presidente Sandrino Porro, che è andato a fare le premiazioni che stanno continuando e si prepara la prossima gara. Oxana, di chi stiamo aspettando per la prossima gara, che vedo gli atleti in preparazione? Riusciamo a leggere, Matteo, gli atleti? No, non ho capito se sono 38 e 20 o... Abbiamo qualche problema con la starting list, perché la dobbiamo vedere tramite computer e quindi senza supporto cartaceo, per cui a volte non riusciamo a darvi in linea diretta l'elenco degli atleti in gara. Il più, diciamo, il problema è rilevante è il fatto che comunque, cioè, per far gareggiare tutti gli atleti a livelli comunque alti si accorpano le categorie e molto spesso non si capisce infatti. Ciò che succede in campo, e quindi finisce con il non sapere chi è in gara, diciamo. Volevo ricordare ancora, tra le varie persone che collaborano con noi, abbiamo Kinesi Sport, abbiamo Koala, che si occupa del progetto Alzheimer, Easy Home, prossimamente abbiamo anche una collaborazione con Village for All per il turismo accessibile, insomma tante persone che ci seguono e che ci stanno dando fiducia per portare avanti tutti questi progetti che Ability Channel continua a perseguire. Partiti in questo momento. No, ma no.
Ragazzi, come faccio ad andare adesso? Allora, questo è... Che è il disco? È in un calosso, lo vorrei spogliare, lo riconosco io. Bene, però cioè, quando lo lancia lo guarda, lo guarda, inquadri tu? No, ce l'ho stato inquadrato da sempre. I lanci, perché sennò mi fa tutte le cose. Ah, hai ragione. C'è ancora il cartello sotto che... Ma il disco? Potrei come normale, però non lo vedo. Però rimasto accessibile. Vedo che Oksana ha ricevuto in questo momento una visita, qualcuno che le copre gli occhi e che la saluta, dell'IPC. Niente nulla. Poi parliamo. Qual è questa gara, Oksana? Ci troviamo con i 100 metri T42. Sì. Con Davide Melis per l'Italia. Ci sarà la Turchia, Telly Baris. Manca in corsia 4 il favorito Popov Henrik. Ma c'è un altro, ci sono altri due rappresentanti della Germania, Jasenberg e Schaffler. E ci sarà un altro italiano che è Carlo Chitti. Ok, quindi gara assolutamente da seguire attentamente. Penso che se anche non ci sia il favorito, comunque sarà una gara comunque spettacolare. Sì. Attenzione, vedo dei movimenti strani alle spalle. No, gli ho chiesto a papà. Stanno pulendo gli occhiali ad Oksana. Bravo papà. Grazie. Grazie. Volevo ricordare anche oggi non potete fumare, ragazzi, perché è la giornata internazionale contro il fumo.
No, non serve una giornata internazionale contro il fumo, non si dovrebbe, basta, non c'è una giornata in cui non brava, si dovrebbe Oksana, fumare, brava. Non si dovrebbe mai fumare. Brava. Essere pronti alla partenza fra poco. Corsia 4 assente il favorito. Sì. Harik Popov. Partite. La Corsia 4 per Henrik Popov, mentre in Corsia 5 viene anche Filip Hasselman. Un arrivo al photo finish. Sì. Gare troppo spettacolari per essere vinte in maniera netta. Netta, infatti. Quindi facciamo anche le figuracce e diciamo che ha vinto uno invece che un altro, perché non riusciamo a capire da qua. No, infatti. Dobbiamo aspettare. Comunque, i risultati ufficiali. Il dominio è Germania. Sì. Ora che gara si sta preparando? Cerimonia regolare di premiazione, la gara dei metri 100. Categoria P13 uomini e 200, categoria P14 uomini. Il 34, il 43, ho letto al contrario, perdonatemi. I suggerimenti da spazio. No, perché mi sta dando i suggerimenti Matteo, ma ovviamente io ho letto un numero invece che un altro. A premiare il vicepresidente del comitato di Genomici, la vinto la gara per la categoria P13 100 metri, questa stagione atletica internazionale, campione italiano paralimpico assoluto 2014, con 15-58 Michele Cavotti. Ricordo che fra poco avremo anche in gara le nostre atlete femmine e anche amiche, vero Oksana? Sì, sia Martina che ieri ho assistito agli allenamenti, alle staffette, a tutte queste cose. Belle, è sempre bello vederle. E quindi oggi le vediamo in gara. La staffetta penso che sia la cosa più divertente. Sì. L'ho convinta a farla per divertimento, perché sì. non doveva esserci la staffetta, però comunque è divertente fare squadra con... Sì. E poi pista. Ti incita a tifare ancora di più, quindi bello. Molto probabilmente per far omologare il record, o comunque farlo rientrare nella lista IPC, ci sarà una staffetta femminile di volontarie normodotate che verranno prese a caso, altrimenti il tempo non sarà omologato, quindi per omologarlo faremo questa cosa. Si fa, ci sta, certo. Ed è divertente perché penso che alla fine invece di averne una di staffetta volontaria ce ne saranno di più. Esatto.
Vedo passare qua davanti degli atleti notevoli. Sì. Can we see the times here? Times? No, we have no times here. Okay, sorry. Okay. Peccato che non abbiamo potuto aiutarlo. Infatti, peccato. Questi sono i tempi da credito. Non sono molto d'aiuto, vero? No, ok, questi sono vecchi. Oh, quelli erano. Ma lui non era il tedesco. Non è il tedesco. Oh, l'ho annunciato di prima. Però quelli sono i tempi da credito. Sono i 40. Si sa dove sei. Ma abbiamo visto il risultato prima per fargli vedere come penso. Ma questo è... Ah, ok. Ora c'è Martina. 42, 43, 40. C'è un insieme. C'è un appartamento di categoria
tutti 42-44. Cioè, adesso correranno Martina e Giusi con il corpamento 42-44. Martina e Giusi, la nostra Martina, ma anche solo tu? È brutto vederla da qua, però comunque la vita da atleta è fatta anche da momenti no e da infortuni, quindi ma è quello, giusto così. Ma quello di Martina a Sochi con noi era un momento no per lei? Come giornalista? Non credo, no. Era, diciamo... Dai, ecco la Martina che tra poco vedremo, dominatrice assoluta di questa disciplina. Penso che Martina a Sochi abbia avuto l'occasione di vedere un'Olimpiade da un altro punto di vista e non da atleta. No, è stata una campionessa anche in quello. Forse si sarebbe più divertita se avesse gareggiato, però... No, è stata più brava come giornalista col microfono, sì. Allora, Martina... La vediamo tra poco, campionessa mondiale, detentrice del record del mondo, medaglia d'oro a Londra. Adesso Oksana io ti devo lasciare perché qualcuno dovrà riprendere Martina che corre, tu commenterai metro per metro la cavalcata della nostra grande, grandissima Martina. Ora partirà una grande gara a livello prettamente italiano, diciamo, però comunque anche mondiale. Ci saranno Giusy Versace, Martina Caironi, Valente Maria Adele e Vigilante. E, della Norvegia Nesse Ida. E la nostra italiana Donizetti Alessia. Alessia Donizetti pure è un'altra ragazza molto forte. Molto forte, che sta crescendo bene. È appena quindi fiorita. Appena fiorita? Un fiorellino. Sì. E adesso dopo la gara vedremo di recuperare le nostre ragazze per far loro delle domande e poi con loro chiudiamo questo primo streaming di questa giornata ai campionati italiani assoluti di atletica leggera paralimpica e poi ci rivedremo verso le 4:30 quando Martina avrà già saltato. Perché? Non lo so. Non fa il salto in lungo Martina anche? Sì, ma penso che inizi verso le 4. Inizia le 4:30, quindi ce l'abbiamo tutta sì, per noi. Penso di sì. Siamo quasi pronti. C'è anche tra le atlete Francesca Fracipelli, una T37 che purtroppo non ha la gara di categoria e quindi è stata accorpata a loro. Ben ritornata. Eccomi qua. Per fortuna non ti sei persa la gara italiana. Eccomi Oksana, dimmi, scusate ma ho dovuto... C'è la grande gara di Martina, Giusy, Alessia, perfetto. Francesca, quasi tutte italiane. Quasi tutte italiane, quindi questa gara... Vediamo questa gara sarà dominata dalle italiane. Esatto, vediamo se questo fotografo... Ok, perfetto, riesco a vedere le ragazze.
Allora, come dicevo prima, grande atlete e grande amiche, tra tutte volevo ricordare, ma questo è un mio pensiero personale, ma lei lo sa, Martina, che è stata anche con noi, che voglio ricordare, oro paralimpico a Londra 2012 nei 100 metri. Ed è stata con noi alle Paralimpiadi invernali di Sochi, ma c'è stata non come atleta ovviamente, anche se lei sta già provando lo snow, ma come inviata di Ability Channel, quindi insomma ci siamo divertiti. Gli sportivi cercano sempre di provare cose varie, no? Esatto, quindi è stato bello. Tutte brave queste ragazze, devo dire, quindi facciamo il tifo per tutte. Ecco, se queste persone davanti si spostassero non riusciremmo anche... Ecco che sono partite. Forza. Eccola, eccola. Non sono loro. Sto vedendo Francesca Fracipelli, ma non sono loro. Mi hanno dato delle informazioni errate. Mi sono sentata un attimo e mi hanno dato delle informazioni errate. Scusami Matteo, Piero dice che... Ok, tutto a posto con l'altra videocamera. Ho visto arrivare tra le italiane Francesca Cipelli. Sì. Grande amica, anche lei devo dire. Un accorpamento 35-38. Probabilmente sì, quindi le vedremo fra poco. Quando volete informazioni sicure, la coppia Corso-Ambrosi è la più affidabile di tutti. Presidente Porru, ci perdoni. No, ma noi abbiamo scelto Oksana Corso perché era la più esperta, no, la ma più Oksana... affermata, la più accreditata. Oksana... Solo che purtroppo... Si mischiano un po' le carte quando si gareggia. E quindi ma sta non avevano con me. Pulito gli occhiali prima? Sì. Sì, sì, papà ha pulito gli occhiali, ma insomma. Poi ci fanno gli scherzetti, cambiano la disposizione delle gare, quindi noi ci caschiamo. Non importa, arriveranno fra poco. Io mi ero sdraiato sulla pista, fotografavo e dicevo: ma chi è questa? Ma chi è questa? Ma dov'è Martina? Ma dov'è Martina? Ma che mi hanno dato? Che hanno detto? No, È questa. Credo che sia questa gara. È che questa si... Sì, la vedo. Loro, è lei. In arrivo Assunta, maglietta Legnante. Gialla. Assunta, ecco. Io che. Assunta. Ciao. Sì, la gara che sta partendo fra poco è quella di cui vi parlavo prima, quindi le vediamo solo un attimo d'attesa e poi ripartiranno. E fra poco ho sentito che arriverà anche Assunta Legnante, che quindi faremo una breve intervista anche a lei. A quanto pare dovrò farla io? La fai tu, certo. Come no? Se poi ti devo assumere, devo vedere come lavori, non pensare. Mi piace questo nuovo punto di vista, però preferirei essere in vista. Lo so. In questo momento va bene così, poi sì. Spero di vederti anch'io in pista al più presto. Pronte alla partenza.
Ecco la gara che aspettavamo. Sì, infatti, grande attesa. Eccole, alla partenza. Forza, forza. Dai. No, 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 infatti. Per come l'ho vista io la partenza non è stata neanche. No, infatti. E nei centri la partenza è tutto e quando non c'è. Quando manca quella, certo, ci possono essere dei problemi. Può fare miracoli, ma. Esatto. Ecco, sta arrivando Assunta Legnante. Dietro. Ciao Assunta, ti fa l'intervista Oxana, oggi invece che te la faccio io te la fa lei. Mi devo sdraiare. Grande Assunta, cosa 16:40 se non erro? 16:45, bene. Quando superi 17, Assunta? Quando mi metto in condizione di farli. Come ti sei sentita durante la gara? Costina, mi raccomando. In gara stavo bene, nel senso che sono in forma, quindi aspetto solo di beccare la gara giusta. Purtroppo qui c'era un problema che già dall'anno scorso ho fatto presente, ma le pedane non sono un granché. Quindi, secondo me. Ho capito, quindi tu dici le condizioni, ci fossero tutte le condizioni ottimali, sicuramente sì, ti permetterebbero sì, di fare diciamo meglio. Io non trovo mai alibi, però diciamo certo. Che con una pedana decente, certo. Forse 17 si sarebbero visti anche oggi. Caspita, allora speriamo di vederli presto. Speriamo anch'io. Quindi ci prometti che per l'Europeo questo 17 forse... Lo vedremo? Solo se sarà europea anche Oxana Corso. Assolutamente sì, infatti sai, è solo in questo ruolo momentaneo qui con noi, ma presto la vogliamo in pista. Che ci serve. Sì, 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 è vero. Mi piace il clima che si è creato tra di noi, quindi spero anch'io di metterlo. Bravo. E di poi stare con voi. Quindi faremo in modo di sollecitare la messa a punto delle pedane in condizioni ottimali, almeno in modo che grosso 2016. Esatto, bravissima, in modo che tu riesca a dimostrare come hai sempre fatto finora quello di cui vabbè, sei capace. Ci sono tante altre gare, certo, europei, certo, certo. È un obiettivo, è un consiglio, certo, è un consiglio. Organizzazione perché comunque esatto. Se devi organizzare un campionato europeo e hai a disposizione anche atleti di grande livello a livello internazionale, giusto appunto, con la qualità. Le solite figure sì. Italiane. È anche vero. Perché sarà l'Europeo prima delle Olimpiadi, quindi appunto. Sarà un po' la un prova test, generale. È un test generale prima di Rio. Perfetto, grazie mille Assunta, grazie, grazie di tutto, ciao. Ciao.
Vogliamo ricordare allora... il risultato di prima, ufficialmente non c'è, ma mi sembra che sia arrivata Giusy Versace. La vittoria è andata comunque a Giusy. A Giusy, sì. Sono le posizioni secondo e terzo che sono un po' in dubbio, diciamo. Sì. Mi auguro che fra poco arrivi Martina in modo che le facciamo... qualche domanda? Vorrei sentirla per capire un attimo com'è stata questa gara. A impatto visivo non è stato il mio gioco. Infatti. Però forse ci sono state condizioni... che non gli hanno permesso di essere al meglio. Infatti. Insomma. O magari questo è un periodo un po'... e quindi è stato il meglio che potesse fare. Sono tutte condizioni comunque si devono valutare quando... Certo. Non si può vedere solo la gara. Cioè di solito si vede solo la gara, però il lavoro che c'è dietro... Che c'è dietro, esatto. O può sapere solo lei. Sì, infatti. Vedo che Marco Pastore ci ha rubato una macchina fotografica e sta fotografando gli atleti in pista. Forza Marco, che assumiamo anche te. Ecco, riprendilo Michelangelo in modo che abbiamo le prove. Un bacio a Marco. cioè, fai le cose fatte bene. Aspettando Martina, ti ho portato sì. Alessia. Oh, ecco Alessia. Ciao Marco. Ma avete visto com'è andata? Sì. Quanto? Sono arrivata? Non si è capito, abbiamo visto... Non l'ho capito neanch'io come. La vittoria di Giusy Versace, ma poi sulle altre su di voi non siamo riusciti a capire bene. Volevo andare in corrum a vedere almeno il tempo. Dovrebbero arrivare al momento con lui aggiornato? Abbiamo qualche problema tecnico stamattina tra l'elenco delle gare, gli aggiornamenti e i tempi. Non è andata male. Speriamo com'è andata? No, ho corso bene. Infatti. Corso bene. Sei contenta? Sì. Però voglio sapere il risultato. giustamente. Speriamo che faccia contento Mario Poletti. Sì, sicuramente, che lo vedevo stamattina strapreso. La cosa che ti aveva fatto realmente fare quello che dovevi. No, quello sì. Vediamo oggi pomeriggio la staffetta. Ecco, esatto, parlavamo prima delle staffette, no? Esatto. Si farà perché io voglio vedere una cosa... Sì, che ieri avevamo cosa scena nei vostri occhi. Alla fine la noi ci siamo divertite ieri, sì. Anche perché poi di solito l'atletica è una persona. Invece così è bello. Sì. Però certo, no, la vogliamo vedere. Ovviamente oggi ci vogliono allenamenti. Perché noi l'abbiamo provata ieri così improvvisata. Sì, no, infatti ero lì a vedervi e lo dicevo prima ad Oksana e quindi insomma. Però ci sono divertite. Infatti. Però non si fa in questa occasione quando la faremo. Quando si fa. Oggi la proviamo. Anche perché penso che la staffetta sia la cosa... cioè sia un livello proprio spettacolare. Sì. Poi anche una staffetta amputati... Ancora di più. Siamo le uniche cose in Italia. Quindi bisogna promuoverla, assolutamente. Quattro donne insieme. Esatto. Va bene. Vado a spiare il tempo. Io, vai a spiare, poi ci fai sapere qualcosa, Poi torno. Ok. Ciao a tutte. Ciao.
chiama lei, Oxy? Alessia Donizetti. Alessia? Donizetti. Donizetti. Quanti anni ha? 24-25. Sì, 24-25. Prima è arrivata Giusy, giusto? Giusy, sì. C'era, non sono riuscita a capire, però lei è andata Martina bene. Sì. Martina meno, esatto, ma lei è andata... sì, anche secondo me. Cosa da fare, dopo Razzia? Ah, chi sono i paparazzi? Vedi Marco adesso? Infatti. Mary, fammela salutare. Ma dove sei rinchiusa? Dove sei prigionata? Ah, ok. Non c'è niente. Voi imparate all'entrata a stare a gelare. Ok. Anche a noi dovrebbero regalare, mi sta dicendo Marco, sta dando un'informazione che stanno regalando il gelato all'entrata, quindi anche noi ne avremmo bisogno, vero? Soprattutto Matteo, che è gelato dipendente. Come tutti. Gelato dipendente, come se dipende troppo. Se mi dai 200 euro, ti regalo questo. Vedo che Marco sta già... Certo, fai il live. Poi mi ricordo il live. Marco si sta già approfittando della nostra attrezzatura, sta cercando di venderla. Guai a te. 150 che c'è di mezzo in più. Ecco, vediamo passare il presidente Sandrino Porru. In velocità, nonostante sia senza ruotino, ma va sparato. È l'indole dell'atleta. Sì, sì, sì. No, no, non cancellare, non cancellare. Stiamo aspettando, vediamo se arriva Martina e anche Heidi. Piacerebbe parlare anche Giusy, ma non so, forse stanno facendo qualche altra intervista. No, devo dire che stamattina c'era una splendida giornata al sole, di sole, che tuttora continua, c'è un po' di vento, non è la condizione ottimale, però esatto, troppo vento, troppo vento. Infatti ho sentito che le previsioni danno un peggioramento per oggi, speriamo di no, anche pioggia, è vero, staffetta sotto l'acqua, esatto, giusto per complicare un po'. Però credo che vada bene la staffetta, anche perché quando entri in cioè scendi sulla pista con la consapevolezza di non voler fare un grande risultato, perché non hai poi lo fai bene, però i mezzi per poterlo fare, poi alla fine lo fai bene. Poi alla fine va sempre bene, diciamo, no? Quando si entra in pista senza quella pesantezza, no? Era quello che diceva prima, che dicevamo prima di Alvise, no? Che dice non sono in grande forma, eppure è andata bene. Perché non si sente il peso su se stessi, solo per quello. È vero. La tensione. Anche perché sai, credo che comunque gestire e controllare le emozioni non sia sempre così facile. No, quindi a volte magari ti gioca un brutto scherzo. Può aiutarti, ma può anche sostenerti. Esatto, esatto. Vero. Oksana, ma tu che oramai sei una campionessa conclamata, ma fare le interviste è una cosa bella o una rottura di scatole? Non vedi l'ora di andare sul podio e ricevere la medaglia?
io ho sempre detto che non sono fatta per parlare. Alla fine io i risultati li faccio in pista, un atleta è quello che è sulla pista, non fuori dalla pista. Però se serve a promuovere il movimento paralimpico, è giusto così. Quindi ci ha detto in maniera molto... in maniera molto carina che insomma siamo dei rompiscatoli che qualche cosa ci racconta giusto per, ma sai com'è, perché ci vuole bene. Oh, nel frattempo è arrivato un ruotino fighissimo. Ecco il ruotino, per chi volesse provare il ruotino off carne abbiamo uno a disposizione con il nostro rappresentante della Toscana. Ecco, magari al presidente Sandrino Porru potrebbe interessare. Presidente, ecco con noi il presidente. Ha visto, presidente, che ho assunto Oksana? Assunto il meglio. Sì, quindi oltre a Martina adesso Oksana, Marco dai. Pastore sta facendo fotografie, insomma tutti pro ability. Sì, noi qui siamo, c'è una grande famiglia, una sì, grande squadra. Esatto. Ecco, esatto, noi funzioniamo esatto, perché facciamo questo, altrimenti esatto, se non facessimo la squadra qui sarebbe veramente difficile. E dicevo con Oksana prima che ogni gara vista in mattinata, insomma, bellissima, tutti in centesimi di secondo, da qui non riusciamo a capire chi vince e chi non vince perché la qualità è elevata. Sì, sì. No, io sono veramente contento di continuare a promuovere manifestazioni di questo tipo qui, così a livello internazionale, sia perché ci rendiamo conto che di anno in anno anche il livello tecnico nazionale sta aumentando in maniera importante e questo ci permette di poter colmare quella differenza che c'è appunto tra l'altra i top level e il nostro livello tecnico insomma generale. E soprattutto far capire ed educare le nostre società a migliorare la loro professionalità sia nello stare in campo sia nel migliorare le prestazioni certo, sportive, quelle che sono anche le preparazioni atletiche, perché poi cioè, l'immagine dell'atletica paralimpica la dobbiamo sì far vedere in maniera importante in questi eventi, ma dobbiamo presentarla in maniera dignitosa e proficua anche e soprattutto in quelle che sono i contesti regionali e territoriali, perché la gente si deve proprio innamorare di questo bellissimo sport per dare l'opportunità a tanti ragazzi di poterlo praticare e divertirsi insieme con noi. E so che tu stai facendo un grande lavoro da questo punto di vista a livello territoriale. Sì, stiamo cercando come dire, di sensibilizzare e di allacciare sempre di più quella che è la relazione tra il vertice e il territorio, proprio per evitare di poter correre con due velocità diverse, perché poi quando si ragiona solo a livello di vertice, di top level, si rischia di accentrare l'attenzione solo sui vero, più bravi, che insomma... e che meritano sicuramente di avere l'attenzione ma ci sono che tutti, devono avere, però, certo, però spesso ci inducono nel rischio di abbandonare magari quelli che potrebbero avvicinarsi e che magari non hanno gli stimoli necessari certo, per poterlo fare. Certo. Quindi siamo consapevoli di questi limiti qui, ma semplicemente il limite, la consapevolezza del limite bisogna averla per poter superare i limiti e metterli sempre più avanti. Quindi diciamo che ce la mettiamo tutto qua, insomma, soprattutto con l'aiuto di tutte e con la consapevolezza che quando si fanno delle belle cose il merito non è mai di uno ma è sempre di tutta la squadra e di tutta la famiglia Fitzpatrick e non solo della famiglia paralimpica. Infatti, ma i risultati si vedono, devo dire che questo lavoro porta a degli ottimi risultati e il Grand Prix è uno di questi. Sì, credo che sia stata veramente come dire, la mossa vincente aprire gli eventi soprattutto nazionali, sì, top level, a quelli che sono una situazione open a livello internazionale. Una strategia che ci è stata anche riconosciuta e direi premiata da parte dell'IPC, esatto, riconoscendoci meritevoli di stare all'interno di un tour così importante come quello del Grand Prix e poi anche per ciò che riguarda l'opportunità di poter organizzare i prossimi campionati europei. Io credo che questo sia un traguardo veramente grandioso che ieri dicevo anche ai vostri microfoni. Sì, infatti l'ho ricordato, esatto, per la conferenza di ieri. Sì, che veramente questo ci deve far capire quanto siamo capaci del poter arrivare in fondo ed essere lungimiranti, ma anche di quanto dobbiamo essere poi consapevoli di quello che è il nostro passato e stare attenti a far sì che poi questo passato
passato non ritorni, perché poi rischiamo di andare talmente avanti allungando, insomma, distanziando la scialuppa da quelli che stanno dietro, e questo dobbiamo veramente stare molto attenti. Quindi è importante calpestare, insomma, dei terreni nuovi, internazionali e quant'altro, essere magari, perché no, anche, come dire, delle testimonial di buone prassi anche a livello internazionale, ma soprattutto io questo lo vorrei fare lavorando bene e fortemente con il territorio, perché vorrei che veramente tutti potessero respirare quest'aria. Infatti, volevo approfittare della presenza del Presidente Porru per chiudere questo streaming di questa mattinata, ricordando a tutti l'appuntamento per oggi pomeriggio alle 16.30 con l'inizio delle gare. Vi ricordo, come ho detto con Oksana, che ci sarà da vedere una staffetta strepitosa, e quindi non perdetevi questo appuntamento e vi aspettiamo numerosi. Dai, ragazzi, seguiteci e mi raccomando, sosteniamo il territorio e diamo l'opportunità a tutti di poter lavorare e divertirsi insieme con noi. Ciao, a oggi pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao.